Appassionati di Norvegia e amanti della Scandinavia, venite a me. Se volete imparare il norvegese prima di andare in Norvegia, quindi dall'Italia, questo è il video proprio fatto per voi. Tra l'altro ci ho lavorato parecchi mesi perché è uno dei video che mi avete chiesto di più in assoluto quando mi scrivete sotto nei commenti degli altri video, mi scrivete in privato, nella mail. Allora, mi sono documentata e informata negli ultimi mesi, appunto ho cercato di testare delle app, cercare informazioni su corsi, scuole, anche recensioni, insomma sto cercando di fare un video che sia molto abbastanza serio, con dei consigli. Infatti vi dirò diverse metodologie che si possono utilizzare, alcune gratuite, alcune a pagamento, alcune più efficaci, più veloci, alcune meno, con i pro e i contro di ogni metodologia. Ma partiamo subito con uno che secondo me è il miglior metodo, insomma, per imparare una lingua, e lo dico come esperienza personale, come studente ma anche come insegnante di lingua, perché sapete che io insegno italiano, ho insegnato italiano in Norvegia, a Oslo in particolare. Vi voglio consigliare la possibilità di studiare con una persona nativa, quindi con un madrelingua di quella lingua, del norvegese, quindi o con un insegnante che vi faccia delle lezioni private magari, oppure in una scuola sempre con un insegnante di madrelingua, in una situazione di gruppo, in una classe in sostanza. Perché è così importante che ci sia un insegnante madrelingua? Innanzitutto per la pronuncia e poi perché con questa persona si ha modo di interagire, quindi anche di parlare. Vedremo tra poco le altre metodologie, magari anche diciamo più economiche o addirittura gratuite, che però hanno un tipo di insegnamento che è, come dico, passivo, cioè tu apprendi molto ma non riesci a parlare. Invece secondo me, soprattutto per sopravvivere i primi tempi in Norvegia, a Oslo, anche perché non è molto semplice imparare parlando con le persone, perché come sapete i norvegesi sono un po' timidi, quindi è difficile anche cominciare ad attaccare bottone sostanzialmente alla fermata dell'autobus, è molto meglio praticarlo direttamente dall'Italia con un nativo, appunto col vostro insegnante madrelingua. Anzi, io vi ricordate che avevo fatto anche dei video con l'insegnante che avevo avuto io privato, che mi aveva fatto una decina di lezioni prima di rientrare appunto in Norvegia, volevo un po' rinfrescare il mio norvegese, Christian Björsen. Vi metto un attimo, vi metto qua sopra il link del video che avevo fatto con lui e sotto in descrizione del video vi metto i suoi contatti, la mail e il numero di telefono, perché lui fa tra l'altro lezioni fisiche a Milano, quindi in centro a Milano, ma anche a domicilio, e adesso ha integrato anche il servizio online via Skype. Lui è veramente molto simpatico, avrete delle lezioni dove riderete, farete molta pratica con lui e ha anche esperienza perché ha fatto il professore di norvegese all'Università di Milano, il docente al corso di norvegese, e quindi insomma, e soprattutto, anzi una cosa veramente importante secondo me per un insegnante di lingua è che lui sa l'italiano e sa la differenza tra le culture. Quando io ho imparato il norvegese ero andata a finire in una scuola a Oslo perché avevo fatto l'errore di cercare di parlare solo inglese. In realtà poi ho scoperto immediatamente che per lavorare in Norvegia è necessario sapere la lingua del posto, il norvegese, quindi ero andata a iscrivermi immediatamente a una scuola di lingue dove ovviamente eravamo circa 15 persone, quindi abbastanza numerosa la classe, ed erano tutti di nazionalità diverse, ero l'unica italiana, erano per la maggioranza polacchi, e l'insegnante cercava di parlare con noi in norvegese fin dal livello proprio zero e non sapeva spiegarci le differenze cross culturali, che invece secondo me è importantissimo quando impari una lingua, perché se il tuo docente, il tuo insegnante sa dirti guarda che questa parola in italiano la possiamo esprimere con questa parola molto simile in norvegese, invece quest'altro concetto che avete voi per noi non esiste, quindi devi utilizzare quest'altra formula, quest'altra espressione. È fondamentale, è veramente fondamentale avere un insegnante che sa anche bene l'italiano, magari che ha vissuto in Italia o che vive in Italia, secondo me è importante, e Christian è uno di questi, per quello che ve lo consiglio caldamente. Tra l'altro lui insegna a un istituto che si chiama Istituto Culturale Nordico, che fa lezioni, dove fanno appunto lezioni di gruppo anche di norvegese. Tra l'altro faranno una open day proprio sabato 8 settembre e 15 settembre, faranno l'open day dove spiegheranno i corsi. Vi metto tutte le informazioni qua sotto, non solo del link alla scuola, ma anche il link alla loro pagina Facebook, così voi potrete mettere like o partecipo ai loro eventi di Facebook, dove promuovono i loro corsi. Anche lì è una, secondo me, è qualcosa che io vi consiglio caldamente, e anche se sono gruppi, sono relativamente piccoli i gruppi, e
è sempre meglio poter praticare con un nativo. Ci sono anche altre scuole in Italia, quindi non soltanto a Milano. Ovviamente io ne so di più perché sono di Milano, ho cercato imparato il norvegese anche a Milano, però mi sono informata, ci sono anche degli istituti. Una scuola che si chiama In Lingua a Roma, vi lascio sempre sotto tutti i link, così potete andare a vedere le scuole, potete andare a vedere i corsi, scaricare le app. Mi raccomando, leggete dopo l'info box perché ci sono tutte le informazioni che vi sto dicendo adesso a voce. E una a Como che si chiama Formad Ok, che appunto fa anche corsi di norvegese, quindi corsi di gruppo in scuole. Altre metodologie per imparare la lingua sono, per esempio, un fai da te attraverso corsi online. Ce n'è uno in particolare della Loexen, che è un sito che appunto, diciamo, dà una serie di lezioni online dove puoi ascoltare un audio con le pronunce, puoi leggere. È un po' come l'utilizzo delle app che vi dirò tra poco. Insomma, è un apprendimento passivo, appunto, dove tu leggi e ascolti e apprendi il vocabolario principalmente, o anche delle regole di grammatica, però sei meno attivo, quindi diciamo hai meno possibilità di parlare spontaneamente, e soprattutto difficilmente ci sono delle situazioni reali, quindi tu impari tanti vocaboli, ma poi è un po' più difficile con questi metodi fai da te, con le app, diciamo, mettere insieme una frase oppure cercare delle frasi in situazioni reali, tipo devi chiedere informazioni, devi chiacchierare con delle persone su un determinato argomento. È difficile, magari sai i vocaboli ma non sai comporre la frase, oppure non sai delle espressioni fatte finite che utilizzi sempre negli stessi, in diversi contesti. Poi c'è un corso interessantissimo fatto dall'Università di Trondheim, che appunto online, loro hanno dedicato una pagina del loro sito, un software nel loro sito, a questo programma online gratuito per imparare il norvegese. È molto interessante, se volete andare a vederlo, non è specifico per gli italiani, però è abbastanza semplice e intuitivo da capire. Poi un altro fai da te leggermente più complicato rispetto a un livello 0, quindi diciamo che è un livello a 1 a 2 se vogliamo di lingua, quindi devi sapere un pochino già il norvegese, è un libro che si chiama Larda i Norsk. Tra l'altro vi metto sotto il link per acquistarlo su Amazon. È un libro stato fatto esattamente per gli italiani, quindi norvegese per gli italiani, pubblicato dalla Oepli. Ha abbastanza esercizi di grammatica, abbastanza esercizi di vocabolario, ha anche un CD audio che potete ascoltare con dei dialoghi non semplicissimi. Devo dire la verità, se siete livello 0 completo non ve lo consiglio, perché comunque ha i dialoghi abbastanza già più veloci, con delle parole, delle frasi, non dico complicate, però non super basic per intenderci. Quindi è un buono strumento se volete imparare da soli, a casa, la sera, nel tempo libero, quando volete voi. E la cosa bella, l'aspetto positivo di fare un corso fai da te è che appunto puoi sfruttare i momenti che tu hai liberi. Non devi andare a un corso con un certo orario, ma diciamo i momenti vuoti che hai durante la giornata e nel weekend puoi dedicarli all'apprendimento della lingua fatto da te. Nel libro ci sono ovviamente anche esercizi da fare e il solito problema del fai da te e dell'apprendimento passivo, che non riesci a parlare. Quindi magari ascolti la pronuncia, però quando cerchi magari di ripetere nessuno ti sa correggere la pronuncia. Vi do ultimi due strumenti gratuiti, molto interessanti anche questi, che sono due app, in realtà sono siti e anche applicazioni mobile, che sono Babbel e Duolingo. Di entrambi vi metto sotto il link, proprio per scaricare l'app o vedere sul sito. Insomma, sono praticamente gratuite tranne dei piccoli pezzi di programma o approfondimenti che sono a pagamento con degli abbonamenti relativamente economici, ed è secondo me un buon escamotage per imparare nuovi vocaboli, verbi, grammatica, esercitarsi un po' nel leggere. Per esempio, non so, se siete sull'autobus a tempo perso. Anzi, addirittura Duolingo, che ho testato, ti dà la possibilità di impostare il tuo profilo a seconda di quanto tempo vuoi dedicare. Per esempio, vuoi dedicare 5, 10, 15, 30 minuti al giorno, ti propone una serie di esercizi, video, letture, giochini da fare per farsi vocabolario. Questi apprendimenti passivi sono un po' meno efficaci rispetto ad avere un insegnante madrelingua che ti insegna. Perché poi, soprattutto se fai come ho scelto io, avevo fatto apposta
costa, è un po' più caro, sì, ovviamente è un po' più caro, però avevo scelto apposta di fare delle lezioni private con Christian perché io volevo focalizzarmi su delle cose che non avevo capito nel corso che avevo fatto a Oslo, quindi delle cose, nozioni grammaticali o nozioni che non avevo capito e volevo chiedere specificatamente quello. E in più, cioè, avevo le lezioni praticamente fatte su misura su di me, cioè sulle mie esigenze, i miei obiettivi e i miei tempi. Quindi se io potevo prenotare una o due o tre lezioni a settimana, avevo urgenza di riprendere il norvegese perché sarei rientrata in Norvegia nel giro di un mese, quindi facevo due lezioni a settimana. E quindi sostanzialmente è proprio cucito su misura su di te. È vero che è più caro, è vero che diciamo così è abbastanza oneroso, anche di tempo ci devi dedicare, ma è decisamente più efficace. È un ultimissimo consiglio che voglio dare a voi, magari soprattutto quelli che sono di Milano. Comunque, tramite Facebook avete la possibilità di iscrivervi a dei gruppi che gruppi di norvegesi che vivono in Italia o a Milano. E ci sono due gruppi in particolare a cui sono iscritta anch'io, che organizzano eventi, incontri, aperitivi tra norvegesi. E se voi un pochino già sapete il norvegese, volete semplicemente praticare, conoscere amici norvegesi, eccetera, vi consiglio nettamente di iscrivervi. Vi lascio sempre sotto il link, ma comunque si chiamano tipo Nurman i Italia e Nurman i Milano. E spesso fanno eventi tra norvegesi. Adesso loro mi odieranno, che diranno i nostri eventi si riempiranno di italiani che cercano di parlare norvegese, però secondo me loro apprezzano anche, perché i norvegesi amano quando uno straniero arriva in terra norvegese oppure parla con loro in norvegese, loro si stupiscono, ma come, in Italia c'è qualcuno che parla norvegese? E quindi secondo me è una cosa positiva per loro. Comunque voi provateci e gli scrivete agli amministratori di questi gruppi, dite: oh, ma io sono italiano, parlo un po' norvegese, secondo te posso venire? Non credo ci siano problemi. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile soprattutto. Continuate a seguirmi qui sul canale, lasciatemi dei commenti sotto, le domande, se avete domande più specifiche, oppure scrivetemi una mail, yaraheideblog@gmail.com, e seguitemi anche su Instagram, perché faccio sempre stories anche su dove sto in questo momento, cioè Londra, ma anche sulla Norvegia e in generale la lingua e le culture norvegesi, scandinave, dove io ho lasciato un terzo del mio cuore, un terzo in Brasile, un terzo in Norvegia, un terzo in Italia. Sicuramente ci ritornerò, non so quando, ma sicuramente tornerò a Oslo, sia per lavoro che per passione, per turismo, perché amo la Norvegia. Ok, ha de bra, arrivederci, ciao ciao!